Stadio Oreste Granillo dopo 3 mesi all'ultima conferenza stampa. Vi ringrazio per essere intervenuti così numerosi. Io cedo la parola al presidente che presenterà appunto il nuovo responsabile del settore giovanile, Antonio Tempestilli. Poi, come vi ho detto in anticipo, per le domande se vi prenotate, ma c'è il microfono posizionato lì, quindi la domanda va fatta lì perché non possiamo passare il microfono. Presidente, a lei. Buongiorno, bentrovati a tutti quanti. Metto così, va bene? Ok, buongiorno, bentrovati a tutti. Sono molto emozionato, sembra la prima conferenza stampa che faccio. Tanto che non venivo qui a Reggio, tre mesi in cui è successo un po' di tutto, però oggi sono felice di essere qui. È doveroso da parte mia, a parte salutare la tifoseria, quella è la prima cosa. E poi volevo fare un annuncio che tanto per tanti di voi era già nell'aria. Abbiamo fatto la risoluzione consensuale, contrattuale col direttore generale Andrea Gianni, che non fa più parte dello staff dirigenziale della Regina 1914. È stata una risoluzione consensuale, dicesi risoluzione consensuale, un qualcosa che viene fatta con estrema soddisfazione da entrambe le parti. E faccio i miei migliori auguri al direttore generale una prosecuzione di carriera soddisfacente. Lo ringrazio per quello che ha dato in quest'anno alla Regina 1914, alla società. È stata un'annata importante, un'annata soddisfacente, un'annata piena di emozioni. E il direttore generale ne ha fatto parte, un ottimo professionista, un'ottima persona, e lo saluto e gli dico di avere le migliori fortune sportive e professionali da adesso in poi. Questa era la prima cosa che mi sentivo di dire e fare. Poi oggi sto qui per presentare Antonio, a Roma lo chiamano tutti Tonino, quindi è solo quello, oggi è lui che dobbiamo presentare. Poi se c'è qualche domanda al volo la rispondo, ma non sto qui per questo, insomma. Possiamo partire con le domande, presidente? Possiamo partire con le domande? Sì. Ferdinando Ielasi si era già prenotato. Dov'è Ferdinando? Microfono. Sì, prova. Presidente, non aveva la barba lei, mi scusi. Ah? Non aveva la barba lei. Sì, l'abbiamo tagliata. Lei se l'è fatta crescere. Sì, io è già da parecchio, sono diventato barbuto, sì. Presidente, un grandissimo colpo quello per il settore giovanile. Le chiedo, l'obiettivo primario, quantomeno nell'intenzione, è quello di arrivare a uno dei suoi, tra virgolette, anche sogni. Lei ha detto: io sogno di plasmare dei ragazzi del settore giovanile che poi nel tempo diventino le bandiere di questa squadra, no? Portino anche un po' di reginità e di crescita, e nel contempo se magari andare anche ad inseguire quei risultati che magari quest'anno a livello di settore giovanile sono un po' mancati e che vadano al pari con quelli straordinari della prima squadra. Grazie. Sì, io la ringrazio per questa domanda e abbiamo preso Antonio apposta proprio per questo motivo qui. Sì, manca questo genere di situazione nella Regina, non c'è proprio. Il mio sogno è quello di trovare il futuro capitano, nato a Reggio, tifoso della Regina, che nasce e cresce nella squadra, nel club, che rappresenta tutto quello che è questa città e il modo di vivere, di pensare, l'essere tifoso della Regina. Questo è il mio sogno, per questo ho preso Antonio. Spero, ecco, che ci si riesca. È importante che ci sia un giocatore così o dei giocatori così, e si possono avere solo tramite il settore giovanile. Quindi io la ringrazio per questa domanda. Direttore, prima di continuare le domande,
Sì, prima di continuare con le domande, direttore, vuole fare un intervento lei. Le diamo il benvenuto intanto nella famiglia Regina 1914. Io innanzitutto la prima cosa che... Grazie. La prima cosa che posso dire, è se sono qui oggi, lo devo e devo ringraziare qui il presidente Luca Gallo che mi ha dato questa grande opportunità. Poi, in secondo luogo, ringraziare tutti voi che siete venuti qui numerosi. E da parte mia la scelta è stata facile perché conosco Reggio, la regina, conosco la sua tradizione, conosco la città, conosco il pubblico e tutto ciò mi ha consentito di scegliere immediatamente di dire sì. Io certamente ho tanto entusiasmo, se sono venuto qui è perché ho voglia di far bene, perché so che c'è una struttura, perché so che c'è un presidente che ha ambizione, perché so che ci sono delle persone valide, a cominciare dal direttore sportivo che vedo qui, Massimo Taibbi, da un ottimo allenatore che è toscano, da uno staff molto valido e credo che il presidente abbia tutte le intenzioni per poter migliorare ancora di più questa struttura. Abbiamo un centro sportivo che è invidiabile, abbiamo tutto per poter lavorare bene. L'unica cosa che posso dire è che c'è un rammarico, è che questa società negli anni ha tirato fuori grandissimi calciatori, tanti, posso citarne qualcuno che qui mi sono appuntato, dai Perrotta, dai Cozza, dai Orlando, dai Missiroli, chi più ne ha più ne mette, per cui è una società che ha tradizione anche sotto questo punto di vista. Io credo che qui bisogna ricominciare a riseminare, a riallacciare tutti i rapporti con tutte le società dilettantistiche, perché qui c'è una società molto importante che, di cui non faccio il nome, ma che è molto brava, è stata molto brava in questo periodo dove è mancata la regina, ad accaparrarsi tutti i più bravi calciatori della zona, ma noi ci chiamiamo regina e per cui con questo nome dobbiamo attirare tutti i ragazzi più bravi, dobbiamo essere bravi a cercarli, a individuarli, a sceglierli, però questo è il nostro lavoro, noi dobbiamo far sì, come dice il presidente, di trovare calciatori che possono essere utili a questo club. E sarebbe bellissimo poter vedere un regino portare la fascia al braccio, arrivare a certi livelli. Un sogno, faccio un nome, la storia di Totti che tutti conoscete, sarebbe un sogno. È vero che poi ci sono altre realtà, no? Quando un calciatore diventa importante a volte si è costretto a mandarlo in altri club. Però poi queste sono situazioni che si valuteranno col tempo. Vedremo. Buongiorno, signor Tempestilli. Sicuramente lei, accettando questo incarico, saprà già su quale tipo di budget potrà contare per rifondare il settore giovanile. Parlo di rifondare perché, seguendo nell'ultima stagione l'attività, io sono uno dei pochi che vado al Sant'Agata per seguire le partite assieme al collega Cimino e a qualche altro. Diciamo l'attività portata avanti per motivi diversi è stata un po' in chiaroscuro. Tanto per fare un esempio, nella formazione Beretti a dicembre, gennaio si sono volatizzati, diciamo così, almeno una quindicina di ragazzi e poi addirittura i responsabili della squadra hanno dovuto portare in formazione addirittura il 2005, il 2004. La differenza è stata notevole perché un 2005-2004, come lei mi insegna, non può certo confrontarsi con un 2000-2001 e quindi sono venute fuori tante tante difficoltà. Al di là del lavoro egregio che hanno fatto i tecnici che si sono alternati sulla panchina, mi pare solo sulla Berretti o 3 o 4, adesso non ricordo bene, ecco, c'è da rivisitare tutto il settore, visitarlo e ovviamente soprattutto instaurare dei rapporti nuovi, forti, con le società locali del territorio che preferiscono mandare i ragazzi alla Juventus, alla Fiorentina, all'Empoli. È arrivato oggi comunque. Prego? È arrivato oggi, dico. Ma io sto chiedendo... No, però dico, sono cose del passato magari che... Ma probabilmente
dovrà essere oggi, messo, è arrivato proprio molto. Dovrà essere messa a conoscenza. Sì, ma avevo pensato di farlo io. Ah, va bene, allora non faccio la domanda, le chiedo scusa. Se lo vuole fare lei, magari. La domanda, la domanda con tutto, sì, Franco, la domanda dal sì, 1990 fino ad adesso. Desidero così. Sapere praticamente se lui avrà la possibilità di lavorare su un budget ben determinato e quale programmazione porterà avanti. Le rispondo immediatamente. Allora, okay. Riguardo alla situazione attuale, sono chiaramente stato aggiornato e di questo il Presidente ne ha conoscenza. È evidente che non faccio i miracoli, è evidente che questo è un anno molto difficile perché, come sapete tutti, col fatto di questo Covid è tutto fermo, quindi non si possono fare selezioni, non si può fare nulla. Dovremo quest'anno fare step by step cercando di organizzare una primavera con calciatori che andremo a individuare insieme allo staff tecnico, ai collaboratori che andremo a individuare per il settore giovanile e di anno in anno cercando di migliorarli. È evidente che il Presidente sa perfettamente il mio pensiero, sa perfettamente che per crescere dei ragazzi interessanti abbiamo bisogno di tecnici con delle qualità, con delle capacità e non, con tutto rispetto, il fruttivendolo che fa l'allenatore o il macellaio che fa l'arredatore, rispettando chiaramente il lavoro di queste persone. Però è chiaro che se dobbiamo insegnare e far crescere dei calciatori dobbiamo avere qualità. Io mi auguro che tutto questo possa avvenire perché il Presidente ha voglia di costruire e di realizzare tutto questo. Io avrò tempo necessario per capire, per valutare e, come giustamente dice lei, dovremo riallacciare tutti i rapporti con tutte le società del territorio. Musolino, Stretto Web. Benvenuto a Reggio Calabria. Se possibile sapere il rapporto col Presidente Luca Gallo, che stima di lui, lo conosce, e se poi lei, che ha un gran curriculum con la Roma, in che rapporti si è lasciato con la società all'epoca? Allora, la stima col Presidente c'è, perché se sono qui è evidente che ho valutato una persona seria, una persona con tanta voglia, tanta ambizione. Probabilmente a volte bisogna anche frenarlo, perché il Presidente c'ha talmente tanto entusiasmo che certe volte lui pensa già che abbiamo vinto il campionato di Serie B il prossimo anno, intanto ci dobbiamo arrivare, no? Però piano piano sono convinto che glielo faremo capire e cercheremo di dargli anche il nostro supporto con la nostra esperienza. Riguardo la società mia precedente, posso dire che metà della mia vita l'ho trascorsa in questo club, dando tutto me stesso e cercando, forse ho dato forse di più a questo club che alla mia famiglia a volte. Chiaro che sono rimasto molto male nell'andar via, perché come tutti sanno nella vita ci sono le cose che iniziano, tutto ha un inizio e una fine, però ci sono modi e maniere per poter terminare un rapporto. Quando due persone non vanno d'accordo perché non hanno la stessa visione delle cose, benissimo, ci si dà la mano, ci si saluta e ci si ringrazia. Cosa che da parte di questo club dopo 33 anni io non ho ricevuto, e questa è la cosa che mi ha dato più fastidio, la cosa che mi ha pareggiato di più. Perché la gente che è di fuori, che vive e che sa che Tempestilli è stato mandato via, può pensare di tutto, che io abbia rubato, che io abbia fatto chissà che cosa. E tutto ciò non è avvenuto. Siccome io non ho nessuno scheletro dentro l'armadio, posso guardare in faccia tutti, sempre, senza mai abbassare lo sguardo. È questo che mi rende forte. È questo che il Presidente sa, che io gli ho detto. Io vengo Presidente, ma sappia che se lei mi dice qualcosa che a me non va bene, io come sono venuto vado via. Perché io sono qui che non devo far carriera, ho 60 anni, quello che devo fare l'ho fatto, non sono venuto per arricchirmi. Sono venuto perché voglio lavorare, ho entusiasmo, voglio far bene, voglio dare il mio contributo, sperando che ci siano le condizioni per poterlo fare. Quindi massima disponibilità con tutti, massimo rispetto, però chiaramente il rispetto deve essere reciproco. Grazie. Lorenzo Vitto, Gazzetta dello Sport. Prima una domanda al Presidente Gallo: se questa società
provvederà nei prossimi giorni ad avere la figura del responsabile dell'area tecnica, un sostituto del direttore generale, e poi per quanto riguarda il signor Tempestilli, si avrà la sua rete di scouting in giro per l'Italia e provvederà a qualcuno per quanto riguarda come tecnico della primavera e dei vari settori giovanili delle varie squadre. Grazie. Grazie a lei. Quindi c'è chi il lavoro lo fa di fronte alla luce dei riflettori, c'è chi il lavoro lo fa dietro le quinte. La regina, nell'anno e mezzo in cui io sono stato presidente, ha avuto non un solo direttore generale, ne ha avuto due, glielo assicuro. Uno è andato via, un altro ancora c'è, o meglio un altro ancora c'è. Per quanto riguarda sì la rete la rete che dice lei, quella è una cosa primaria, se no come li troviamo i talenti? Quindi è in programma, io proprio questi giorni qui che sto a Reggio devo parlare di tante cose da questo punto di vista, dopo tre mesi che sono stato via. C'è anche questo da affrontare, anche questo discorso da affrontare, bisogna tirarla su, bisogna tirarla su bene, soprattutto in modo che possa dare delle risposte in termini tecnici proprio. Sì, sì, già ne abbiamo parlato con il direttore sportivo, con Taibbi, di queste situazioni che saranno da valutare. Ci riuniremo, ci confronteremo, parleremo, vedremo cosa bisogna fare e cercare di migliorare. È evidente che però è necessario fare degli investimenti, cercheremo di farli fare al Presidente nel migliore dei modi, cercando sempre oculatamente di non buttare denaro, perché il denaro non si trova facilmente, e credo che il Presidente già abbia fatto grandi sforzi per poter portare la regina a questi livelli. In questo momento soprattutto, dove le aziende hanno difficoltà, è chiaro che tutti dobbiamo stringere un po' la cinghia. Cercheremo in tutte le maniere di ottimizzare il lavoro, cercando di fare del nostro meglio. Ferdinando Jelasi, c'è un'altra domanda? Non ci sono altri colleghi per il momento. Direttore, per quanto riguarda appunto il settore giovanile, siccome lei mi insegna che poi è la forza delle idee che fa la differenza, lei proviene da un mondo, quello della Roma, che a livello di settore giovanile credo sia stato un'avanguardia mondiale, no? Non sta certo a me andare a ricordare, comunque se mi corregga se sbaglio, un settore giovanile a cui lei portò anche uno scudetto nel 1996. D'altro canto c'è una storia importante anche qui a Reggio, no? Come ci ricordavamo prima, i vari Perrotta, ma anche i vari Cirillo, i vari Massimo Orlando, Ciccio Corsa, eccetera, eccetera. L'unione di questi due mondi, però a livello di idee, di concetto, l'unire questi due mondi, può essere questa la vera miscela esplosiva per un rilancio del settore giovanile amaranto? Grazie. Sì, sicuramente è una miscela importante, può essere importante. Io ieri sera non vi nascondo che sono stato al telefono con Bruno Conti un'ora, quindi ci siamo confrontati, abbiamo parlato, stiamo valutando, capendo alcune situazioni. È evidente che il lavoro è un lavoro che va in profondità, è evidente che bisognerà avere del tempo, perché per ricostruire, voi stessi mi state dicendo che il settore giovanile è disastrato. Lo sapevamo anche noi, purtroppo, però la priorità quest'anno è stata la prima squadra, c'era un'importanza notevole, un investimento notevole per poter arrivare in Serie B. Ora chiaramente col mio arrivo si metteranno mani anche al settore giovanile, e non solo, anche al centro sportivo, perché dobbiamo dare delle regole, perché senza le regole non si va da nessuna parte. Le regole sono fondamentali nella vita e tutti dobbiamo rispettarle, volenti o nolenti, chiunque esso sia. Io ho questa visione, per cui la porto avanti, sono arrivato fin dove sono arrivato con questi principi, quindi io applico le regole per tutti e non faccio nessuna distinzione e compromessi. Giuseppe Rotta, Radio Gamma.
Ciao, buongiorno a tutti. Ci sono alcune realtà in città come la Segato, la Ciccio Gozza, molto importanti. Avete intenzione di avvicinare i responsabili di questo? Assolutamente sì, la interrompo subito. È la prima cosa che farò, perché noi siamo la regina. Appunto, per avere... i ragazzi della Segato non devono andare al nord, devono restare qui. Poi saremo noi nel caso che valuteremo se darli al nord o se tenerli noi. Queste saranno poi le valutazioni che faranno a livello di prima squadra, chiaramente. Però il principio è quello, assolutamente quello, riallacciare i rapporti con tutti e soprattutto con queste società che sono molto brave. E bisogna fargli i complimenti perché hanno creato una struttura, hanno creato le basi per realizzare qualcosa che volevano. E sfruttando anche il fatto che la regina di fatto da qualche anno aveva abbandonato il settore, esatto, giovanile. Esattamente. Grazie Peppe Rotta. Franco Pellicanò, presidente dell'Ussi, ha un'altra domanda. Signor Tempestelli, desideravo avere un'altra risposta possibilmente. Lei nel discorso del settore giovanile considera anche l'attività di base della scuola calcio. Sa perché le chiedo questo? Perché lei arriva forte di una grandissima esperienza che è quella della scuola calcio della Roma. E addirittura lei ricorda benissimo che la Roma fino allo scorso anno la scuola calcio la faceva praticare persino al Giulio Mesti, all'Acqua Cetosa, facevano dei grandi turni, migliaia di ragazzi si alternavano sui campi per fare questa attività. Ecco, e lo facevano anche perché lo potevano fare, le strutture erano dotate di impianti di illuminazione e quindi si andava fino a tarda sera. Ecco, probabilmente questo al Sant'Agata, che è privo di illuminazione, non si potrebbe fare. E ritorno al discorso di prima. Pensa, se lei darà anche delle direttive per la scuola calcio, per l'attività di base, che tutto questo si possa fare anche su altre strutture attraverso delle convenzioni? Ma al momento è tutto prematuro, perché di questi discorsi ne dobbiamo parlare con il presidente e capire un attimino quelle che sono le situazioni da affrontare. Devo capire che strutture ci abbiamo a disposizione anche nel territorio, devo capire alcune cose, quindi le valutazioni sono arrivato oggi, ho parlato con diverse persone, però chiaramente ancora non c'ho tutto chiaro. Poi l'indicazione del Presidente mi illumineranno, mi daranno lo spunto per poter fare qualcosa di più. A proposito di illuminazione, fino a 3 mesi fa che venivo settimanalmente qui, era un programma ed era imminente, poi è successo quello che è successo, sono venuto ieri e adesso si parlerà anche dell'illuminazione, magari non quindi è imminente anche quella. Non vi nascondo che ieri il Presidente mi ha fatto girare il centro sportivo angolo per angolo con un entusiasmo. Io l'avrei voluto far vedere di un bambino, per tutto quello che ha realizzato, per quello che ha fatto dopo questo fallimento, era tutto all'abbandono, tutto allo sfascio. E io ho trovato una struttura sostanzialmente molto valida, molto positiva. Poi c'è qualcosa da migliorare, per carità, ma rispetto a quello che mi raccontavano è una cosa impressionante. È un bene veramente notevole per un club avere una struttura del genere. Quindi c'è tanta fantasia per poter lavorare. Io starò 24 ore al giorno lì, avrò bisogno di gente che ha voglia di lavorare, sono un rompiscatole, lo so, mi conosco, e a volte non sono simpatico proprio per questo, perché io voglio gente che pedala, che si sacrifica con umiltà, con serietà e massima disponibilità. Chi mi ama mi segue, altrimenti io prendo le valigie e vado a casa. Paolo Amedeo. Buongiorno direttore e benvenuto a Reggio Calabria. Grazie. Buongiorno anche al Presidente. Per fare un po' il quadro della situazione, diciamo che se ritorniamo indietro di un anno, per stessa ammissione del Presidente, si era all'anno zero lo scorso anno con tutte le difficoltà che evidentemente dal settore giovanile sono arrivate. Però insomma ci sono dei punti da cui ripartire importanti, ci sono dei giovani validi, ci sono soprattutto delle categorie da poter rilanciare, no? Come le attività di base, come veniva detto prima, per costruire
dal campo numero 7, portandoli possibilmente al campo numero 1. Le chiedo intanto come cercherà di gestire questa situazione difficilissima sotto il profilo gestionale dei ragazzi, no? Che in questo periodo hanno lavorato individualmente in videoconferenze con i tecnici. E poi le chiedo evidentemente anche ci sarà un confronto con i tecnici attuali per cercare di capire quali sono i punti di partenza per poi andare a integrare il roster delle categorie che saranno di più, lo ricordiamo, quest'anno saranno due in più rispetto alla scorsa stagione, quindi insomma un lavoro importante. E per ultimo, lei parlava di organizzazione, lei viene insomma da una struttura che è un orologio svizzero, Trigoria, porterà evidentemente quel modello al Sant'Agata, che potrà sicuramente giovare sotto il profilo dei risultati. Grazie e buon lavoro. Sì, assolutamente sì, io dovrò confrontarmi un po' con tutte le persone che lavorano nel club. È chiaro che sono supportato anche dal direttore sportivo, da Taibi, che conosce bene l'ambiente, anche se non ha purtroppo seguito troppo il settore giovanile, però ci sono altre persone che l'hanno fatto e possono darmi anche dei suggerimenti, ma io sicuramente parlerò con tutti e poi tirerò le mie conclusioni, farò le mie valutazioni. È evidente, ho detto che questo è un punto di partenza, è l'anno zero, perché dobbiamo ricostruire tutto dai piccoli fino alla primavera. Vedremo quelle che sono le potenzialità attuali che ci sono e cercheremo di ampliarle, però è evidente che abbiamo bisogno di tempo, questo è evidente. Il modello, sicuramente il modello della Roma è un modello vincente, è un modello che ha dimostrato in tanti anni di produrre tanti calciatori. È vero che lì c'è un nome anche alle spalle, c'è un club importante, no? Non che la regina non sia importante, però quando tu vai a prendere un ragazzino e molte volte il condizionamento di un genitore, no? Che porta il figlio piuttosto che la regina della Roma, perché si chiama Roma, tante volte sbagliano, perché ci sono molte più possibilità per un giovane di emergere nella regina che nella Roma. Quindi bisogna anche istradare questi genitori. Io ricordo molto, molto spesso, quando davo dei consigli a dei calciatori, no? Giovani che uscivano dal settore giovanile, che si facevano attirare dal vil denaro, no? C'era qualche club che offriva 50.000 euro più rispetto a un altro club e tu gli suggerivi, guarda, lascia stare, perché non sono i 50.000 euro che guadagni in più oggi, sono quelli che dovrai guadagnare in futuro. Se vai in questo club sicuramente non potrai trovare dei benefici. Purtroppo poi si avveravano queste cose, perché un po' di esperienza ce l'abbiamo. Ripeto, finché poi le persone non capiscono che tu non hai nessun interesse a mandare un calciatore da una parte piuttosto che un'altra, diventa difficile. Allora noi dobbiamo essere bravi anche nel rapporto con i genitori, che pensano di avere in casa tutti i fenomeni, tutti già i toti della situazione. Dobbiamo fargli capire che non è questo, che la realtà è ben diversa. Quindi bisogna fare un lavoro sostanziale, bisogna cercare tutti insieme di fare del nostro meglio, e poi sarà il tempo che ci dirà se abbiamo fatto bene il nostro lavoro. Rino Tebbala, del Quotidiano del Sud. Buongiorno Presidente, buongiorno Direttore. Approfitto dell'occasione per chiedere, visto che sarà valutato oggi definitivamente il protocollo sanitario per la ripresa dei campionati, se la regina sta pensando alla ripresa collettiva degli allenamenti e se, vista la presenza anche del nuovo responsabile del Sant'Agata, se si sta pensando, visto che quella struttura è importante per gli allenamenti, per strutturarla in maniera tale da poter effettuare gli allenamenti di questa stagione e delle prossime, visto che si continuerà con questo standard, per consentire alla squadra di svolgere le sedute di allenamento. Grazie. Protocollo sanitario. Questo è un periodo in cui si fa gara, io leggo in giro, io non parlo mai, si fa gara a chi la spara più grossa, e chi la spara più grossa vince. Io sono parecchi giorni che sto aspettando di vedere il vincitore alla fine di tutta sta giostra. Io vado direttamente alla fonte,
non è che mi ci sento quotidianamente, ma ci andiamo vicino, e a me 99,9% delle cose che girano non mi risultano. Adesso vediamo come andrà a finire questa situazione, ma la posizione della regina è ben delineata, è ben assicurata, ok? Ci tenevo a dire questa cosa qui e nient'altro. Il centro sportivo Sant'Agata è un centro sportivo di un certo livello, in cui gli allenamenti sia nel modo tradizionale che nel modo non tradizionale, che quello attuale, quando magari qualcuno ci dirà definitivamente come bisogna allenarci, perché adesso non si sa nulla per ciò che sono gli allenamenti di gruppo, ma è un centro sportivo che può reggere qualsiasi tipo di innovazione, sia in positivo che in negativo a livello sanitario, perché è un centro sportivo ampio. Adesso poi da quando ci hanno dissequestrato tutte le zone che prima erano sotto sequestro, abbiamo una scelta ampia per poter utilizzarlo al 100%. Parliamo di un centro sportivo molto grande e possiamo reggere la botta, diciamo così, di qualsiasi tipo di innovazione, sia in positivo che in negativo, dal punto di vista tecnico e sanitario non c'è alcun tipo di problema, anche se io credo che per questa stagione, vabbè, vedremo. Se non ci sono altre domande dei colleghi, farei la foto con la sciarpa della regina, con il presidente e il direttore, così poi chiudiamo la... Un'ultimissima cosa, Antonio, poi ti lascio la parola. E ci tengo a dire un qualcosa, spero di riuscirmi a spiegare. Antonio, occupandosi del settore giovanile del centro sportivo Sant'Agata, oltre che della squadra femminile, sarà a contatto con molte persone, genitori, sarà forse la persona che sta più a contatto con il territorio. Accogliamolo bene, Reggio è una città molto accogliente, una città i cui abitanti sono di cuore, io ho visto come hanno accolto me, quindi accogliamolo bene, senza campanellismi e cose di questo tipo qua. Magari qualcuno avrebbe voluto un responsabile del settore giovanile del posto, però uno deve vedere la qualità della persona, sia a livello umano che a livello tecnico, poi da dove viene, e quindi cogliamolo bene. Grazie Presidente per questo supporto. No, io volevo concludere solo dicendo che da parte mia, se avete bisogno, c'è la massima disponibilità, però vi chiedo solo una cosa, ma fortemente, non andate a girare le chiacchiere, perché ci saranno tanti che diranno: ah, Tempestilli ha preso quello perché ha preso la stecca, Tempestilli ha preso quello perché andava con la mamma di quello, Tempestilli avrà fatto questo, Tempestilli avrà fatto quello. Se avete queste qualsiasi cosa, io sono sempre disponibile con tutti e metto sempre la faccia. Se c'è da fare un confronto con chi vi dice qualcosa, io sono sempre disponibile. Non mi rovino la mia immagine dopo a 60 anni, per nulla al mondo, né per denaro né per null'altro. Quindi sappiate che qualsiasi cosa su di me potete venire tranquillamente ad affrontarmi, ok? Quindi avete la massima disponibilità. Grazie. Grazie a tutti. Buon lavoro. Bene così, colleghi? Va bene? Ok, grazie.